Cari fratelli e sorelle, il titolo del nostro studio questa mattina è il seguente: ama il tuo prossimo come te stesso. Testo di riferimento Luca capitolo 10 dal versetto 25 al versetto 28. Ed ecco un dottore della legge si alzò per metterlo alla prova e gli disse: Maestro, che devo fare per ereditare la vita eterna? Gesù gli disse: Nella legge che cosa sta scritto? Come leggi? Egli rispose: Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la forza tua, con tutta la mente tua e il tuo prossimo come te stesso. Gesù gli disse: Hai risposto esattamente, fa questo e vivrai. E il dottore della legge, lo sappiamo, dice il seguito del testo, volendo come giustificarsi, gli chiese: E chi è il mio prossimo? Chi è il mio prossimo? E allora Gesù racconta quella splendida parabola del buon samaritano. Fratelli e sorelle, in genere, quando parliamo di questo argomento, noi sottolineiamo la prima parte del testo, cioè ama il tuo prossimo, e dimentichiamo la seconda, come te stesso. Ecco, io questa mattina, con l'aiuto del Signore, vorrei sottolineare in un modo particolare la seconda parte del comandamento: ama il tuo prossimo come te stesso. Lasciamo da parte il primo. Come te stesso, cosa vuol dire? Cosa vuol dire, fratelli e sorelle, amarsi? Amare noi stessi. E allora voi potreste rispondermi lì per lì senza riflettere, dandola la facendo nota la concezione errata dell'amare se stessi. E infatti molti pensano che amare se stessi significa essere egoisti, essere orgogliosi, essere ambiziosi, essere presuntuosi, eccetera, eccetera. Questo non è l'amore per se stessi, questa è la concezione sbagliata dell'amare se stessi. Amare se stessi non significa essere egoisti, che l'egoismo porta alla morte. Amare se stessi non significa essere ambiziosi, perché l'ambizione distrugge l'uomo e anche quelli che lo circondano. Amare se stessi non significa essere orgogliosi, è un grosso difetto che sottintende: io sono il più bravo, io sono il migliore, gli altri sono eccetera eccetera eccetera. No, quello non è amare se stessi. Io direi addirittura che quello significa odiare se stessi. Eh sì, è proprio così. Cerchiamo di approfondire le nostre riflessioni e cerchiamo di abbordare, diciamo, la giusta concezione dell'amore per se stessi. L'amore per se stessi che cos'è? Prima di tutto è autostima. Autostima. Vi sono dei cristiani che, probabilmente esagerando, dicono: io sono un verme. Io a queste dichiarazioni non credo mai, perché spesso sotto queste dichiarazioni si nasconde l'orgoglio. Noi non siamo vermi, nel senso che noi non valiamo niente. No. Gesù Cristo ha tanto amato il mondo, ha tanto amato l'umanità, ha tanto amato me, che
che ha dato se stesso perché io fossi salvato. Io non sono un verme, io sono un peccatore, però un peccatore penitente, che cerco di lasciarmi guidare dallo Spirito del Signore. E se non riesco sempre, chiedo perdono al Padre, ma io non sono un verme, io sono un figlio di Dio. La Bibbia dice: io vi ho scritto queste cose affinché sappiate che voi avete la vita eterna. Non dice avrete la vita eterna, avete la vita eterna, perché voi avete Cristo Gesù. Chi ha Cristo ha la vita, chi non ha Cristo non ha la vita. Ma che vermi e vermi! Noi siamo figli di Dio, siamo salvati e dobbiamo avere la nostra autostima. La nostra autostima, cioè dobbiamo valutarci senza cadere nella stupida ambizione, nello stupido orgoglio, egoismo e compagnia bella. Dobbiamo avere il giusto senso delle proporzioni per quello che riguarda la nostra vita e la nostra persona. Noi abbiamo la vita eterna, e se noi soffriamo di malattie, soffriamo la solitudine, soffriamo perché non abbiamo ancora rivestito l'immortalità completamente, ma noi l'abbiamo questa immortalità, e un giorno il Signore trasformerà questo corpo di morte, di corruzione, di umiliazione, come dice Paolo ai Filippesi, lo trasformerà in un corpo simile al suo, in un corpo di gloria. Quindi noi dobbiamo valutarci, non annientarci. E voi ricorderete tutta la filosofia cattolica a base di digiuni, di preghiere. E molti frati, molte suore sono morte per troppi digiuni, sono morte per troppe flagellazioni. Ma questo significa non valutare il meraviglioso dono che ci ha fatto il Dio del nostro corpo. Quindi autostima, prima di tutto. Avere dignità. Che cos'è la dignità? Beh, adesso non rubiamo il lavoro al vocabolario. Che cos'è una persona che conserva la sua dignità? Vi ho fatto una domanda troppo difficile? Guardate Gesù davanti ai suoi accusatori. Già noi rimaniamo meravigliati da tutto quello che è successo per fare morire Gesù: l'odio, l'iniquità, il tradimento, le ingiurie, le menzogne, il prezzo del tradimento, la corruzione di quegli uomini che si dicevano i depositari della legge di Dio, i preti del tempo, i sacerdoti, i farisei, gli scribi, i sadducei e compagnia bella. Erano lì, finalmente erano riusciti a portare Gesù Cristo di notte nel tribunale, lo avevano acchiappato ed ora era lì, alla loro mercé. Erano agenti di Satana, vestiti da sacerdoti. Oh sì, ma quanti sacerdoti, quanti ministri di Dio, invece di essere servi del Signore, sono servi di Satana, perché vogliono fare prevalere il loro giudizio, il loro parere, vogliono vincere, vogliono vendicarsi. Così erano i preti al tempo di Gesù Cristo, e così saranno molti preti, molti pastori, molti, molti popi, che so io, fino alla fine del mondo, fratelli e sorelle. Gesù, che legge nei cuori, e noi non possiamo leggere, vede tutte queste maledizioni annidarsi come tanti serpenti nei cuori di questi uomini. Noi cosa avremmo fatto, sapendo quello che lui sapeva e vedendo quei cuori rovinati dal peccato? Cosa avremmo fatto noi?
Gesù conserva un atteggiamento dignitoso, non perde mai la sua calma. Quando interrogato, o sta zitto perché reputa inutile parlare, perché le domande sono inquisitoriali e provocatorie, ma conserva la sua dignità rispondendo a tono. Logicamente non basta, perché una guardia cosa fa? Una guardia che forse voleva avere uno scatto di grado, forse voleva essere zelante di fronte al suo sottufficiale o suo ufficiale, gli dà uno schiaffo tremendo e Gesù, vi ricordate cosa risponde? Beh, risponde logicamente: se ho detto male, testimonia del male, ma se ho detto bene, perché mi percuoti? Gesù è dignitoso. Davanti ai suoi accusatori che perdono ogni dignità e poi lì si scatenano con la folla sul Calvario a ingiuriarlo, dimenticano di essere ministri di Dio, ma quelli non pensavano al servizio di Dio, quelli pensavano ai loro interessi, alle loro persone, volevano vendicarsi di quella bocca che diceva solo delle grandi verità, rivelando i loro oscuri, nefandi altarini. Sono lì che fremono, ingiuriano con la folla, con i soldati, con tutti quanti. Gesù Cristo rimane dignitoso fino a quando esala l'ultimo respiro. Solo. Dignitoso anche quando i suoi discepoli, alcuni con le donne, le pie donne, con Maria, sono accorsi lì ai piedi della croce, ma Gesù non rimprovera, chi era? C'era Giovanni, l'unico maschio, gli altri erano tutte donne, meno male che ci sono le donne nella Bibbia, sia pure in una società maschilista, un po' come la nostra, eh? Oh sì, fratelli e sorelle, anche noi avventisti del settimo giorno, a volte siamo terribilmente maschilisti. C'erano e ci sono le donne sempre ai piedi della croce, a servizio, gli uomini, i grandi uomini, che secondo Pietro erano pronti ad andare in prigione alla morte per Gesù. Le donne non avevano detto questo, ma le donne erano lì. Gli altri, gli eroi, tra virgolette, avevano tagliato la corda in modo indecente e lo avevano lasciato solo, Gesù. Fratelli e sorelle, Gesù è dignitoso sempre e noi dobbiamo essere sempre dignitosi. Dobbiamo essere dignitosi. Sapere stare zitti o rispondere come Gesù Cristo. Dov'è il male? Me lo fai vedere per favore? Se ho detto male, dimmi che cosa ho detto di male, ma se ho detto bene, perché mi accusi? Perché mi dai uno schiaffo? E fratelli, ci sono certi schiaffi che non sono materiali, ma che fanno più male dei manrovesci materiali, degli schiaffoni, dei pugni. Dobbiamo essere dignitosi. Questo significa amarsi. Questo significa rispettare se stessi. Avere autostima. Avere rispetto di sé. Lo sapete che la stragrande maggioranza degli uomini e delle donne non ha il rispetto di sé, no, fratelli e sorelle, non ce l'ha. Noi, fratelli e sorelle, dobbiamo essere onesti con Dio
prima di tutto, dobbiamo essere onesti con gli altri, ma dobbiamo essere onesti con noi stessi. Non dobbiamo mentire a noi stessi. Questo significa amare se stessi, non l'ambizione, l'egoismo, la prepotenza, niente, roba da buttare nell'immondizia, nella spazzatura. Amare se stessi vuol dire valorizzare il tempio dello Spirito Santo, che è il nostro corpo, che è una cosa meravigliosa, e comportarci onestamente, perché dovremo renderne conto a Dio e dal punto di vista materiale e dal punto di vista spirituale. Quello è l'autostima che dobbiamo avere, e poi questa dignità, fratelli e sorelle, la dignità del cristiano. Non barare, non mentire sapendo di mentire. Questa è la dignità, questa è l'autostima, questo è amare se stessi. Se noi non amiamo se stessi così, noi non possiamo amare il nostro prossimo. No, 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 no. Il punto di partenza è amare se stessi nel senso positivo, biblico, evangelico della parola. Essere onesti con noi stessi. Non dire quello che non pensiamo o pensiamo quello che non diciamo. Dobbiamo essere chiari. Dobbiamo essere chiari. Ognuno dica la verità al suo prossimo. E poi il rispetto per i principi morali dettati dall'Evangelo, principi morali che noi vediamo rispettati da uomini e donne che non fanno professione di fede particolare, ma uomini e donne onesti al di fuori delle chiese, di qualsiasi confessione religiosa. Potrei fare tanti nomi, ma non vorrei scendere in questi particolari. Uomini e donne che sono stati perseguitati politicamente, ma hanno tenuto fede ai loro principi morali, sono stati gettati nel ventennio nelle patrie galere perché rispettavano se stessi, i principi morali che si erano dati, e non erano credenti, almeno dicevano di non esserlo, ma forse erano più credenti di tanti credenti che frequentano le chiese, che usano preghiere, inchini, e poi imbrogliano se stessi. Ecco, questo rispetto per i principi morali, che diciamo è la spina dorsale del Vangelo, la spina dorsale del cristianesimo, rispettare i principi morali fondamentali, anche e soprattutto perché noi oggi viviamo in un clima di quasi totale apostasia del cristianesimo. C'è gente che si vende, c'è gente che si compra per pochi soldi, quasi per niente, per una raccomandazione, per avere uno scatto di grado, per arrivare a che cosa? Per arrivare a lavorare o alla televisione o cantare a Sanremo oppure per arrivare a certi posti, a occupare certe cattedre. Fratelli e sorelle, ci sono stati uomini e donne non credenti nel ventennio che sta dietro di noi, al tempo della dittatura, uomini e donne che hanno lasciato il posto
perché non erano pronti a abbassare la testa e a dire sì al regime, e sono campati male loro e le loro famiglie, e non erano credenti. Quanti credenti, fratelli e sorelle, si vendono la loro integrità, ammesso e non concesso che ce l'abbiano, vendono se stessi. Noi ci scagliamo, noi della Chiesa, ci scagliamo tremendamente contro la prostituzione, che oggi è il più vecchio mestiere del mondo, è diventato una cosa veramente sempre più triste. Ma ci sono persone che non vendono solo il corpo, come queste ragazze che vengono anche da lontano e che vediamo passeggiare lungo le grandi strade delle nostre metropoli, magari vicino a un fuoco per scaldarsi, poverette, e che hanno a casa o in un istituto un bambino, due bambini, tre bambini. Ma ci sono persone vestite di tutto punto, uomini e donne, uomini in doppio petto grigio, ma voglio dire in modo inappuntabile, le signore stilose, tutte tirate. Ma sapete quante persone di questi stilosi e inappuntabili vendono l'anima, vendono la propria integrità, si vendono, non soltanto nella politica, nell'arte, nella religione anche, sì signori, perché quando si vende l'anima con le preghiere è un autentico disastro, è un insulto, è uno schiaffo dato all'Evangelo, fratelli e sorelle. E non dite per favore che io esagero, perché ho l'età e l'esperienza che mi autorizzano a dire quello che io ho visto e udito nella mia lunga esistenza, per grazia del Signore. Fratelli e sorelle, non vendiamo la nostra integrità, non vendiamo noi stessi, rimaniamo solidi, rimaniamo fedeli ai principi morali, perché c'è la prostituzione del corpo e c'è quella peggiore, che è la prostituzione dell'anima, della mente, la prostituzione vergognosa che tradisce Gesù Cristo e i suoi principi. Fratelli e sorelle, noi siamo in un mondo che sta affondando nella melma delle sabbie mobili dell'opportunismo, della vigliaccheria, del lavarsi le mani alla maniera di Pilato, solo pronti a amare se stessi, ma nel modo negativo, attraverso l'ambizione, attraverso l'egoismo, attraverso l'orgoglio e attraverso cent'altro porcherie, passatemi il termine, che rovinano l'anima oltre che il corpo dell'uomo. Ma dobbiamo amare noi stessi nel senso positivo, usando autostima nei nostri confronti, dignità, onestà con noi stessi, rispetto dei principi morali, non vendere l'anima al compromesso come delle povere poverette che hanno tutta la nostra simpatia, come ha detto Gesù Cristo, che vendono il loro corpo. Io vi dico in verità che i pubblicani e le prostitute andranno davanti a voi, vanno davanti a voi nel regno di Dio. Fratelli e sorelle, valorizziamo questo corpo che Dio ci ha dato. E la Bibbia parla del corpo quando intende corpo, anima e spirito. Abbiamo il coraggio di essere diversi. Abbiamo il coraggio di essere come il Signore vuole
Ecco, Gesù, con il suo esempio di dignità, di autostima, di onestà, di rispetto dei principi morali, è il nostro modello. Se noi guardiamo a Lui, noi siamo trasformati di gloria in gloria, come per lo Spirito del Signore. Rileggiamo questi testi dell'Apostolo Paolo che ho citato. Prima Corinzi, capitolo 3, versetto 16 e versetto 17. Non sapete che chi si unisce alla prostituta è un corpo solo con lei, poiché Dio dice: i due diventeranno una sola carne. Ma chi si unisce al Signore è uno spirito con Lui. Versetto 19 e 20. Non sapete voi che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi e che avete ricevuto da Dio? Quindi non appartenete a voi stessi, poiché siete stati comprati a caro prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo. Fratelli, sapete perché oggi nella Chiesa, tra le altre cose, perché non dimentichiamo che la Chiesa è l'oggetto dell'ira di Satana, che si è infuriato e si infuria contro la Chiesa e va a fare guerra con questo rimanente della progenie della donna, della Chiesa, che siamo noi. Oh, quante volte ho sentito dei fratelli scoraggiati che se ne andavano e dicevano: vado via perché nella Chiesa non c'è amore fraterno. Esageravano. Certo, ci sono quelli che non hanno amore fraterno, ma io dicevo loro: fratello, tu ce l'hai l'amore fraterno? Sì. E allora perché non rimane qui, così ci contagi? Perché non ce lo insegni, ma senza ironia, perché te ne vai? No, non è vero che non c'è amore fraterno, non ce n'è abbastanza. Non c'è abbastanza amore fraterno, anche se noi facciamo delle spanciate di sermoni in cui gli oratori, pastori e laici, laici e pastori dicono: fratelli, amiamoci. Già, si pigia un bottone, salta fuori l'amore. Come ci sono due coniugi che si prendono a botte e vanno lì dal giudice per fare la separazione o il divorzio, e voi gli dite: dovete amarvi. Come dovete amarvi? Sì, d'accordo, ma tu non devi fare questi discorsi insulsi. Bisogna creare l'ambiente per amare. E tu che fai questi discorsi? Fratelli, amiamoci. Ma tu ami veramente? Una volta ho detto a qualcuno nella chiesa: guarda che l'amore non si dichiara, si dimostra. Da quel tempo quella persona non ha più detto: io vi amo. Si vede che ha recepito, magari fosse così. L'amore si dimostra. Sapete perché c'è questa scarsità di amore per il prossimo, più prossimo dei fratelli e delle sorelle di chiesa? Perché noi non ci amiamo in modo conveniente, serio. Non abbiamo autostima, non abbiamo dignità a sufficienza, non siamo onesti spesso con noi stessi, non abbiamo rispetto sempre per i principi morali, ci prostituiamo moralmente per avere un posto, per avere non so che cosa, qualcosa al quale bramiamo come i discepoli bramavano: chi è di noi il maggiore? È per quello che noi non possiamo amare gli altri, perché non amiamo noi stessi. Amiamo noi stessi molto malamente, ci amiamo nel senso negativo, facciamo prevalere i pregiudizi, l'egoismo, l'orgoglio, l'ambizione, la prepotenza. Ma questo non è amare noi stessi, questo è distruggere noi stessi.
Certo, il discorso è molto lungo, fratelli e sorelle, molto lungo, però ricordiamoci di avere l'autostima, la dignità, l'onestà, il rispetto dei principi morali. Ci aiuti Dio a non venderci come Gesù Cristo non si è venduto. È stato dignitoso, in possesso di autostima. Giuda si è venduto. Ah, quello, il traditore. Ma che immondizia di agire! E i preti del tempo, i sacerdoti, avevano trovato una canaglia come Giuda per avere Gesù Cristo, altrimenti non avrebbero potuto acchiapparlo. E Gesù ha lasciato fare, e si avverava quello che dice il Salmo 41, colui che intinge il boccone nel mio piatto sarà quello che mi tradirà. La dignità di Gesù Cristo, ecco il nostro modello. Fratelli, sorelle, non è una cosa facile, lo so. Noi non apparteniamo a noi stessi. Siamo stati comprati a caro prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo. Che Dio ci aiuti a farlo. Che Dio ci dia pazienza, perseveranza, e che noi, guardando il modello che è Cristo, possiamo amare noi stessi nel giusto, nel vero, nell'unico senso della parola, e allora non avremo difficoltà a amare anche gli altri. Ma se noi siamo schiavi di tutte queste cosacce, come l'ambizione, l'amore del denaro, poi il disprezzo per gli altri, l'egoismo, l'orgoglio, la prepotenza, la superbia, eccetera, eccetera, noi ammazzeremo gli altri dopo aver ammazzato noi stessi moralmente. Che Dio abbia pietà di noi, che Dio ci aiuti a guardare la verità in faccia, a non nascondere la testa, come si dice faccia allo struzzo. Che Dio ci aiuti a vivere nella verità. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Amen.